Questa mattina siamo al terminal bus di Via Casilina Sud, l'opera di compensazione che ha costruito l'imprenditore Petrecca per la nostra città. Ci eravamo già occupati di questa situazione nel 2014, io e il presidente Luciano Valente dell'associazione Disastro Urbano, e come vedete è ancora tutto come 7 anni fa. È stato inaugurato varie volte questo terminal per ospitare gli autobus, ma in realtà ci sono Croce Rossa Italiana, la sede dove doveva venire un bar c'è la Croce Rossa, c'è qualche pullman della Cotral, non ci sono utenti, non c'è gente che prende l'autobus, la città di 36.000 abitanti che non ha un terminal funzionante come tante altre città, Sulmona, Avezzano, Termoli, Isernia, Perugia, Pescara, e ve ne potrei elencare ancora tante altre. Quindi poi quando parliamo di turismo religioso, ma non abbiamo neanche la capacità di rendere un terminal bus fruibile, quindi figuriamoci se possiamo avvicinarci a questi concetti di turismo religioso. Ecco le condizioni del terminal, credo che non ci siano neanche bagni pubblici per chi quindi dovrebbe aspettare l'autobus, perché tutti i cittadini sanno che alla fine gli autobus vengono presi direttamente lì in via Carigliano, vicino via Ugo La Malfa. Ci sono state varie inaugurazioni da parte dei sindaci, delle amministrazioni comunali. Ma ecco qui, ecco il nostro terminal, ecco la città di 36.000 abitanti che terminal bus ha. Ormai è diventato un parcheggio perché ci sono anche macchine di privati che comunque parcheggiano, magari vanno al lavoro. Adesso vi faccio vedere le condizioni lato Casilina Sud. Vi ricordo 900.000 euro di opera di compensazione. Un bel buco al centro del terminal. Ecco qui l'ingresso pedonale, questo è l'ingresso pedonale dal lato di Casilina Sud. Ecco le condizioni dell'ingresso. Come vedete macchine di privati parcheggiate, incuria più totale. Lo so che magari c'è qualcuno che se ne frega di questo e dice vabbè a noi cosa interessa, ma queste sarebbero le strutture fondamentali di una città, no? Ecco come stanno. Sette anni non è cambiato nulla. Un sindaco disse che avrebbero messo un locale bar, un locale ristoro, invece poi alla fine è stato affidato alla Croce Rossa Italiana. Buona giornata a tutti.